trovati, oggi è giovedì 21 marzo, nuova puntata con Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano News, sono le 12:16 in questo istante, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi parliamo, lo vedete anche dal titolo sopra di me, di psicologia, ma non solo, e boh, lo vedete, no? Low cost, scritto psicologi low cost Milano, cosa sono, chi sono, cosa fanno? Bene, parliamo con il nostro ospite, la dottoressa, buongiorno, Buongiorno. Monia Pompili, appunto di psicologi low cost Milano, buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti, è piacere di essere qui. Grazie mille di essere qua con noi oggi. Allora, Psicologi Low Cost Milano, un nome nuovo della città di Milano. Sì. Che cosa fate? Chi siete? Siamo uno studio di psicologia e psicoterapia, ci sono io e poi c'è il mio collega che è il dottor Paolo Bonizzoni. Lui è uno psicanalista di indirizzo lacaniano e io sono una psicoterapeuta ad indirizzo umanistico esistenziale. Facciamo consulenze psicologiche per adulti, coppie, le coppie le vediamo in co-conduzione perché così è equilibrato il rapporto maschile-femminile. E poi facciamo anche dei gruppi di informazione sulla psicologia o gruppi di terapia. La caratteristica è Infatti, il nel nome c'è logo. scritto insomma, c'è una caratteristica abbastanza importante nel vostro nome, su cui Certo. appunto si apre tutto un capitolo che andremo a cercare oggi di affrontare. Insomma, low cost è una parola che ormai negli anni è entrata nel nostro dizionario, l'ho entrato con le compagnie aeree, l'ho entrato con anche i supermercati, possiamo dire. Ormai Certo. difficilmente si chiama più discount, cominciamo a chiamarli anche low cost anche quelli. Insomma, però spesso e volentieri è anche però paragonato comunque va di pari passo con ovviamente se pago di meno ho un servizio ho un prodotto di qualità minore o comunque di insomma con meno cura di quello che sarebbe il costo normale. Immagino che qui non sia così, ma quindi come si arriva al low cost qui? Perché? Allora, ci sono due motivazioni fondamentali, c'è una motivazione etica che è il credere fermamente nell'aprire a tutti la possibilità di accesso alla psicologia. Per noi è molto importante che la psicologia sia avvicinabile da chiunque ne abbia bisogno. E a testimonianza di questo c'è anche un portale di psicologia che si chiama Psicoterapia Aperta, dove accedono tutti gli psicologi che hanno questo tipo di atteggiamento verso Ah, l'apertura vedo che abbiamo questo alla portale di cui psicologia. sta parlando. Ecco, che cosa vuol dire quindi, ecco, approcciarsi a questo tipo di filosofia? Vuol dire credere profondamente nella psicologia e nel suo potere di trasformazione degli individui e far sì che tutti abbiano la possibilità di fare questa esperienza. L'altra motivazione è una motivazione psicologica. Lo psicoterapeuta Lacan, uno psicanalista francese molto famoso, diceva che lui faceva decidere il costo della seduta al paziente. Sì, perché in base a quanto il paziente investiva nella seduta, Lacan capiva quanto il paziente era disposto ad investire su se Si vede stesso. che era francese o non era italiano, la camera, insomma, in Italia secondo me non funzionava molto. O sono pure Dice si dà, so, di no. conoscendoci, ah, decido Quindi io 1 euro a posto, diciamo simbolico? Cioè, no. No, invece dice appunto, investendo il paziente di questa responsabilità, invece si capisce anche il già tipo di investimento che vuole fare. Lacan diceva che la decisione del costo della seduta era già terapia. Sì. Allora, voi infatti. Voi non lo lasciate decidere a noi perché sennò fate il rischio qua, secondo me è un po' grosso, ma l'avete deciso, però avete deciso appunto di dire abbassiamo, diciamo, la soglia con cui bisogna entrare, anzi, molto probabilmente anche aiutando la possibilità, dando la possibilità anche a molti che invece non Certo. possono avvicinarsi alla psicoterapia di poter venire. Appunto, voi a chi vi rivolgete quindi? Allora, noi abbiamo tutte le fasce sociali e culturali. Abbiamo dallo studente alla commessa,
alla professoressa universitaria, al bancario, proprio perché la psicologia è una scelta esistenziale che può andare a colpire chiunque. E noi con questo metodo diamo la possibilità a tutti di poterla conoscere, di poterla frequentare. E devo dire che questa cosa del low cost non turba neanche le classi sociali più elevate. Magari loro pagano offrendo una cifra in linea con il loro guadagno. Questo è Quando interessante. Dimenate appunto che quindi in questo caso low cost non significa per nulla appunto bassa qualità o bassa no. capacità di servizio, anzi, viene sempre tenuto molto alto questo. Però la domanda allora poi viene: ma lo psicologo come fa ad arrivare a fine mese a quel punto poi, Lavoriamo tanto e però? Oh! abbiamo una vita normale come tutti. Non siamo più lo psicanalista che guadagnava 10.000 euro al mese, faceva il signore. Siamo normali. Questo non mi aiuta anche, mi metto da parte appunto del paziente che viene, a sentirmi comunque più vicino alla persona che mi trovo Certo, davanti, a sentirmi magari anche meno giudicato in un certo senso. È proprio un riconoscimento dell'altro, no? E non avere quel distacco anche sociale, anche di status, ma proprio un'accoglienza. Mi hai capito appunto che l'idea arriva comunque da studi appunto molto molto Sì. importanti, però insomma, come si dice sempre d'altra dire, il fare c'è cioè, di mezzo al mare. Quando è stato il momento che hai detto no, ok, bisogna farlo, possiamo farlo a Milano, e poi Milano è la città giusta in cui fare un esperimento del genere? È un esperimento oppure ormai possiamo darlo per consolidato? No, è consolidato, è già una decina d'anni che lo facciamo. Ok. E Milano perché il mio collega è di Milano e quindi era il suo luogo di lavoro. Io sono toscana, mi sono inserita 5 anni fa in questo progetto e diciamo che lo stiamo portando avanti con grande convinzione e sta andando bene perché ha un buon riscontro. Cioè, 10 anni quasi che l'ho portato avanti, insomma, è interessante. 10 anni fa low cost se ne parlava poco, Il forse mio anche le collega altre. era Infatti, avanti, sì. Sì, come fate per far capire appunto al vostro target, a chi vi rivolgete, alle persone che possono venire da voi, che appunto non stanno rinunciando a qualcosa pagando di meno, ma stanno semplicemente, anzi, molto probabilmente penso che quello, posso semplicemente fare il doppio delle sedute, molto probabilmente anche. certo. Ecco, anche, domanda importante, quando parli low cost, risparmio di quanto risparmio stiamo parlando? Non ho mai fatto questo conto, però di media una terapia dura 2 anni, con frequenza settimanale, e lei consideri che le nostre tariffe all'incirca sono la metà di quelle istituzionali, non so come Sì, dire, diciamo più quelle più frequenti. frequenti. Insomma, appunto, mi viene da dire o da una Sì. parte ho il risparmio, oppure meglio ancora posso permettermi magari di fare il doppio delle sedute, appunto, al prezzo invece che dicevo. E il modo che utilizziamo per Sì? essere credibili è che facciamo il primo colloquio gratuito. Quindi facciamo un primo appuntamento di conoscenza e valutazione del problema e la persona così ha la possibilità di conoscerci, di vedere lo studio e poi siccome è stato fatto uno studio in America comparando tutte le varie scuole di psicoterapia ed è emerso che quello che cura è la relazione, facendo questo primo colloquio gratuito, la persona ha la possibilità di sperimentare se si trova bene con noi. Perché uno può essere il più grande terapeuta del mondo, avere la tecnica più raffinata, ma se non mi trovo bene a livello relazionale, non funziona. Cosa mi devo aspettare appunto dalla prima visita e cosa non mi devo aspettare? Che immagino che magari insomma si arrivi carichi anche di aspettative e magari poi uno ci rimane male oppure dice mi trovo male ma invece perché semplicemente avevo chissà quali aspettative io. Quali sono le Certo. cose che più spesso e ricorrente trovate nei vostri primi colloqui? Allora, ci sono due aspetti. Un aspetto formale, il terapeuta, deve informare sugli studi che ha fatto, quindi la laurea e che tipo di specializzazione ha, se ha una specializzazione, perché con la laurea non si diventa terapeuti, si diventa psicologi, dottori in psicologia.
Se vuoi curare con la psicologia, devi fare una scuola di specializzazione che dura di media 4 anni, dove fai analisi su te stesso, e questo poi ti permette di poter aiutare i pazienti. Quindi questa informazione è molto importante. Quando si va in uno studio di psicologia, chiedere al terapeuta che tipo di specializzazione ha e se ha una specializzazione. L'altro aspetto invece è quello relazionale, quindi in genere una persona che si è sentita ascoltata, compresa, accolta, esce contenta. Mi ha fatto parlare per un'ora, non mi ha detto nulla però. Ok, questo l'ho sentita varie volte, no? Sono andato, mi ha messo lì, mi ha fatto parlare per un'ora, però non mi ha dato la risposta a nessuna delle domande che avevo. È normale, diciamo, la prima volta, forse Allora, diciamo che uno psicologo bravo non dà mai consigli, no? Ottimo, oh, mai. ecco, diciamolo questo allora, appunto, perché c'è Questa è gente una che uno regola. magari si aspetta di andare lì e trovare, no? No, Oh, qual è il no, livello di istruzione della vita? non siamo maghi e non diamo soluzioni. Perfetto. Il lavoro è proprio aiutare la persona a trovare dentro di sé le risorse per affrontare le situazioni problematiche e le risposte alle sue domande esistenziali, ma deve essere un lavoro interiore. Lo psicoterapeuta è una guida, è un sostegno a fare questo lavoro di esplorazione di se stessi. Allora, lasciamo stare i casi più gravi, più limiti, che Gravi. poi si va a finire in altre magari discipline. Però magari insomma, uno appunto, quando è il momento in cui deve chiedersi se ha bisogno o no di magari andare appunto in analisi o comunque semplicemente venire a farsi una chiacchierata, diciamo, le prime volte con uno psicologo. Quali possono essere i campanelli, non necessariamente d'allarme, ma appunto che ci Certo. possono far aiutare a capire cosa abbiamo bisogno. Guardi, questa è una domanda che ci siamo fatti anche io e il mio collega, e sulla quale abbiamo riflettuto tanto e che abbiamo messo come risposta nel nostro volantino pubblicitario, e la leggerei così. Ah, ok. Allora, ci si rivolge ad uno psicologo quando il sintomo diventa insopportabile, quando le nostre risorse interne non leniscono più il dolore. Quando emerge in noi il desiderio di cambiare e abbandonare i vecchi schemi. La conoscenza di sé come percorso verso la scoperta di noi è lo scopo della psicologia e lo psicologo ne diviene la guida. Mi sembra Molto abbastanza interessante, anche perché insomma, forte. voi dite, quando le nostre risorse interne non Non leniscono leniscono più il più il dolore. dolore, Sì. quindi diciamo, accettate il fatto, insomma, puoi dire, è accettabile quindi il fatto, ad esempio, di star male perché uno ha un dolore, ecco, non è quello il momento da venire da voi, è il momento No. dopo forse, quando ormai non ce la faccio più con quel dolore lì. Quando quel dolore lì non ha più il suo senso Ok. terapeutico, quando noi soffriamo, mettiamo in atto delle strategie di sopravvivenza. Queste strategie sono funzionali per un certo periodo della nostra vita. A un certo punto diventano delle gabbie e quindi diventano dolorose. E allora quello lì è il momento in cui si ha il desiderio del cambiamento. So che avete il segreto professionale, quindi non mi può parlare di casi, No. ovvio che poi le chiedo sempre con i grandi numeri, facciamo sempre le medie, che sono una cosa bruttissima da fare, perché poi immagino che insomma non esista un caso, non esista una persona uguale all'altra, che in No, no, tutti questi certo, anni non mi è sia mai capitato di soggettivo. vedere, immaginavo. Però ad esempio, bisogna parlare delle coppie, no? Tante le coppie che vedete, molto interessante questa cosa, dice, le vediamo in due, noi stessi, in modo da non essere sbilanciati dall'uno o dall'altra parte, quindi da non dare più potere, più consapevolezza, più magari comfort all'uomo e non alla donna, o il contrario. Le coppie vengono da voi per cosa? Cioè, a che punto la coppia deve venire da voi? Cioè, litigo sempre con mia moglie, vengo da voi, oppure è quando ho superato un certo limite, oppure non devo neanche arrivare a quel limite? Diciamo che arrivano quando sentono che potrebbero superare il limite, quindi non sono semplici litigi, sono crisi di coppia e la coppia nella nostra società oggi è molto fragile.
perché i ruoli sono confusi, la vita è molto frenetica, stressante, e quindi incontrarsi è difficile. E lo studio dello psicoterapeuta è proprio un luogo di rincontro. E il nostro lavoro è questo: facilitare la comunicazione, facilitare lo sguardo sull'altro, aiutarli a rincontrarsi in un modo diverso in questo caos che è la vita di tutti i giorni. Non è facile, no, ammettere di avere un problema e di dover essere aiutati. No. Cioè, quelli come me fanno già fatica ad andare solo dall'amico di base a chiedere l'aspirina quando hanno la febbre. Immagino quando hai dei problemi del genere. Come faccio a capire che forse, insomma, invece appunto di litigare con mia moglie, di dire ormai tutto finito, speriamo che si arrivi dalle balle in fretta, invece è andiamo a farci aiutare che forse siamo ancora in tempo a salvare questa cosa che sicuramente se siamo qui insieme fino all'altro ieri molto probabilmente ci piaceva di stare qua, o comunque in un momento in cui eravamo felici e consapevoli di stare qua. Come facciamo appunto a superare quell'ostacolo, oppure a capire quando è il momento di dire all'altra persona fermi, facciamoci aiutare? Allora, in genere, le coppie che arrivano in terapia sono coppie che vogliono salvare la coppia, mentre quelle che ormai hanno già deciso che è finita, vanno più dall'avvocato che da noi. E quindi diciamo che c'è questa volontà, questo desiderio di salvarla la coppia e tentare anche questa strada. Poi è vero che per rivolgersi alla psicologia ci vuole un certo grado di consapevolezza e di riflessione, quindi arrivano persone con un livello culturale abbastanza buono, diciamo. Dicevo appunto, bisogna avere voglia di salvare la coppia. Sì. Quindi bisogna dire che comunque si può fare, cioè nel senso si riesce, se no, che insomma, se lei ce lo sponsorizza Sì, si come può. attività, possiamo, cioè, non è un tentativo magari appunto anche estremo a volte. Ecco, non arrivano a volte magari troppo tardi invece. Raramente. Ah, quindi No. riescono No, a perché la motivazione che li porta lì è forte. già così forte e importante da reggere. Invece dobbiamo parlare del singolo invece, che insomma Sì. è in una società credo regnata dai singoli in questo momento, Bravo, quello è uno dei problemi più che è forse, frequenti. infatti, credo, ecco, ma è uno dei problemi anche, diciamo, per chi viene da voi e vi chiede aiuto, nel senso che oltre a essere singoli siamo anche soli. Sì. I problemi relazionali sono tra le prime posizioni delle problematiche che vengono portate dalle persone. Che è un paradosso, sto pensando che in questa epoca in cui posso avere 5.000 amici nel cellulare con cui chattare, Certo, parlare, mandare gattini o cagnetti, invece poi mi sento comunque solo. sì, la solitudine e la fatica a instaurare delle relazioni stabili e durature. Questo è un tema molto ricorrente e soprattutto in una città come Milano si vede tanto, perché poi le persone lavorano tanto, hanno poco tempo per coltivare le relazioni e già è una difficoltà, quindi una difficoltà che si somma a un'altra difficoltà. Il mondo evolve, cambia, si progredisce nel bene e nel male, no? Come si fa però appunto ad aiutare le persone senza però rimanere magari legati a, cioè, senza tornare al medioevo a volte, diciamo, come si dice in certi casi, comunque accettando il fatto che certe cose, appunto, che una società comunque, ad esempio, fatta di single sarà sempre più quella che ci porterà nel futuro, e quindi è inutile dire non state da soli, ma forse aiutiamole ad avere dei rapporti. Come si fa a conciliare questo con la vostra professione, che insomma comunque è complicata come. Sì, allora ci sono due aspetti sempre, c'è l'aspetto culturale, che è quello che vediamo tutti, che è sotto gli occhi di tutti, quindi una vita basata molto sull'individualità, una cultura individualista e che dà questo tipo di messaggio, no? Il tuo valore è un valore di immagine e di beni materiali e non sai più tanto chi sei come persona. La persona è identificata con l'immagine e con quello che ha.
E questo è l'aspetto Mi chiede, culturale. se mi chiede quando ci si presenta, la prima cosa dice che lavoro Che faccio, ad lavoro esempio, fai? quindi Sì. non. Sì, questo devo dire che è una cosa che ho notato perché a Milano si chiede che lavoro fai, e giù in Toscana si chiede che hai fatto, che hai mangiato, che hai bevuto. Siamo un po' più sul Ecco. piacere, diciamo, che sul dovere. E l'altro aspetto è psicologico, qui, perché la relazione con la madre è la matrice di tutte le future relazioni. Quindi quando una persona arriva in studio comincia ad analizzare la sua matrice relazionale e cambiando il suo atteggiamento può cambiare il tipo di incontri che fa, perché poi si vanno a scegliere proprio le persone che ci riportano a quella matrice, a quel copione. E invece dopo la terapia si cambia il copione e quindi si cambiano anche il tipo di persone che si vanno a incontrare. C'è proprio una cosa che si chiama revisione soggettiva o cambiamento del modello operativo E va interno, un po' una specie di riprogrammazione, no? no? Bravissimo, una Ecco, questa riprogrammazione. riprogrammazione insomma, può avvenire anche senza l'analisi, oppure è una cosa abbastanza difficile da riuscire a fare ognuno di noi, quindi è meglio farsi assistere, o meglio, come dire, anche lì, provo a farmela da solo, rischio di fare danni e di riprogrammarmi sbagliando, Allora, cioè, come dire, programmandomi coi bug, programmarsi da soli non è possibile. La oppure. Ok. mente mente, La mente mente, perché sempre. utilizziamo tutta una serie di meccanismi di difesa per non vedere dove sta il problema, perché in genere il problema sta in ambiti molto dolorosi. E quindi l'inconscio no, non vuole che noi abbiamo accesso a quella roba lì. È difficile l'autoanalisi. Può succedere che incontriamo una persona che ci cambia il modello operativo interno. Bowlby diceva che un incontro può cambiarlo questo modello operativo interno. Sono casi rarissimi. Proprio perché per il meccanismo che dicevo prima, che invece andiamo a scegliere proprio persone che sono come quelle della matrice, no? Quindi poi ci sono tutte le forme di arte, Che poi lì, insomma. che sono dei modi per esprimere le proprie emozioni, il proprio disagio, e quindi l'arte a volte può essere Ecco perché una i grandi scrittori ne poi trovano sempre dei grossi disagi alle spalle, Sì, forse ecco perché sì. riescono a produrre grandi opere che Sì. li ringraziamo, però appunto forse l'artista è un po' un'elite di quelli fortunati, ma No. sfortunati, non si sa, che possono però riuscire a esprimere Sì. queste loro diversità, Anche disagi, se turbolenze. l'arte è un meccanismo di difesa perché è una forma di sublimazione, no? Però può essere così bella, così importante da darti una motivazione di vita sufficiente a non voler cambiare. Insomma, io direi che questa chiacchierata ha risposto soprattutto alla domanda che tutti quanti mi fate continuando a guardare il titolo sopra di me, quel low cost. Quel low cost significa quindi che non posso portare il bagaglio, non mi date da mangiare sull'aereo, non so, quelle cose che qualità servizio scadente, no, No. non avete visto, non è quello. Insomma, abbiamo dei dottori che ne sanno, che hanno studiato, che hanno fatto le loro ricerche, che hanno scelto questa strada. Beh, è Certo. interessante, molto interessante questa cosa che diceva prima la dottoressa, cioè è una scelta anche etica, oltre che Certo. appunto, oltre che anche, possiamo dirlo, anche magari di marketing, che può funzionare, ma ci È anche mancherebbe. una strategia di Anche una strategia di sopravvivenza, sopravvivenza, diciamo. cioè, però è una Certo. scelta etica. Mi diceva a questo punto: è una scelta etica che sempre di più dovremmo fare tutti quanti in tanti In tanti ambiti, ambiti, non solo certo. nel Ma non vostro. soltanto la nostra professione sta facendo questo tipo di scelta, avvocati, medici. Tutti professionisti. Si E può mi sembra fare. una bella La risposta democrazia. semplicemente è:
ahimè, cari professionisti, dovete lavorare un po' di più rispetto a prima. Ma è vero che prima, insomma, non mi ammazzavate di lavoro, come si può, non posso dire, dico io non faccio parte dell'ordine, se mai chiedo, no, Se non chiederò di mi... avvocato, poi se mai darmi una mano, in questo caso, no, però insomma, come dire, sì, non si diventa ricchi, forse, cioè non si diventa miliardari, però sicuramente si può vivere tranquillamente e serenamente. Oltretutto, mi viene da dire anche, diciamo, ancora un po' di più, posso proprio coscienza, mi viene da dire, no? Sì, molto Insomma. gratificante. Sì, Quello immagino che insomma, per voi sia fondamentale, perché appunto io immagino che sia anche complicato spesso nel vostro mestiere, perché diceva in media la terapia dura 2 anni, settimanalmente, cioè vuol dire davvero entrare in rapporto con una persona che si vede cambiare sicuramente certo. in un momento poi fondamentale della propria esistenza. Insomma, non deve essere neanche facile da parte vostra riuscire a tenere sempre la distanza giusta, No. e quella è la vostra personalità, appunto. Sì, e poi noi abbiamo le supervisioni, quindi se un paziente ti muove cose, poi te lo vai a vedere in supervisione. Ottimo, ottimo, ottimo. Beh, allora, dottoressa, io la ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Grazie Ricordiamo le coordinate di Psicologi Low Cost Milano, so che c'è il sito internet, ricordi le coordinate, dottoressa? a lei. L'indirizzo? Sì, tutto quanto, il sito, l'indirizzo, dove Allora, troviamo. il sito è www.psicologilocostmilano.it. Siamo in Viale Caterina da Forlì 6 a Milano, la fermata Gambara della metro M1. Tutti i giorni vi troviamo, appunto basta scrivere comunque sul sito, troviamo tutte le Sì. vostre informazioni. Abbiamo visto appunto anche in sovraimpressione adesso i vari indirizzi, le varie coordinate per seguirvi. Ricordiamo infine, cioè appunto prima di salutarci, perché devo, oddio, non è, no, è un obbligo, no, non è un obbligo No, venire da, ok, no, quindi non è che, allora, sfatiamo questo mito, non è che tutti hanno bisogno di psicologo. no, Giusto, ok, perché almeno che non ultimamente, hai un insomma, sta sintomo. anche dentro un po' la roba, come dire, sento un fastidio dietro l'orecchio, vado allo psicologo. No, ecco, No. non è così. Però, appunto, quando invece è il momento giusto di venire da voi? Allora, o se hai un sintomo importante come un'ansia, una fobia, attacchi di panico, un disturbo alimentare, una depressione, ma ultimamente si vedono in studio disagi esistenziali, problemi relazionali, desiderio di autorealizzazione, quindi nei momenti in cui io desidero un cambiamento profondo che non riesco a fare. Quello lì, Interessante. venire dallo psicologo può essere un aiuto per fare quello scatto che ti Perfetto, chiedo alla mia permette. redazione di prendere un attimo tempo, ci mettiamo, facciamo i turni poi nel caso per andare, perché so che saranno già tutti pronti in coda per andare, perché le ha elencate tutte, praticamente ha elencato tutta la nostra redazione, quindi insomma grazie mille davvero alla dottoressa Monia Pompili di Psicologi Low Cost Milano, grazie mille, tenete aggiornato se fate qualche tipo di Va bene. iniziativa o qualcosa sul territorio, noi siamo sempre qui, ricordiamo Viale Caterina Forlì 6 Milano, Metro Gambara, psicologilocostmilano.it. Grazie mille davvero per essere qui Grazie oggi a con lei. noi. Buongiorno. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.